benedica. Dio benedica quanti ci seguite via internet. Dio benedica quanti non ci seguono ugualmente. Dio benedica il mondo che ha bisogno veramente che il Signore veramente si riveli in tantissime persone che ancora non riescono ancora a comprendere che il Signore è alle porte, che Dio veramente è ultimamente, gloria a Dio, sta cercando in tutte le maniere veramente di attirare più anime a Lui. Noi oggi iniziamo quest'anno, è vero, inizia un nuovo anno, è il 1° gennaio 2023, non è cambiato nulla, sapete, ieri era dicembre 2022, vedete, continua a scorrere tutto nella stessa maniera, il sole c'era ieri, il sole c'è oggi, un altro giorno è oggi, a prescindere dal calendario. Noi confidiamo tanto nel calendario con la speranza che sia un anno migliore. L'anno passato, lo abbiamo detto già mercoledì, non è stato un anno bellissimo, è vero, però siamo rimasti fedeli al Signore. Amen. E questa è la cosa principalmente che conta. Stiamo continuando a servirlo, siamo ancora qui questa mattina per dire grazie Signore per la tua bontà e per il tuo grande amore, per il perdono. Infatti ti chiediamo di lavarci ancora con il tuo preziosissimo sangue, di tenerci stretti a te, di guardare le nostre case, la nostra famiglia, perché veramente sono tempi non belli, non buoni. Poco fa parlavo con il fratello Giuseppe Vitrano, che in questo giorno è qui in mezzo a noi, gloria a Dio, ringraziamo il buon Dio quando ci manda dei servitori, e si parlava di questo. Vedete, la TV ne parla continuamente, è inutile elencare dettagliatamente tutto quello che accade, sapete, però le cose non vanno più nella, non va più bene nulla in famiglia, nelle guerre, la pestilenza, c'è un po' di tutto, c'è un po' veramente un mondo sotto sopra. Quindi teniamoci stretti veramente, uniamoci almeno quei pochi che siamo rimasti. D'altronde il Signore ha detto che molti saranno chiamati, ma poi rimarrà un piccolo rimanente. Quindi quel piccolo rimanente, gloria a Dio, cerchiamo di rimanere uniti, gloria a Dio, perché il tempo del ritorno del Signore è vicino. Dico sempre che il traguardo ormai si legge lontano. Amen, gloria a Dio. E quando c'è una corsa, sapete, e magari gli atleti che stanno per arrivare e vedono da lontano il traguardo, ti dà più forza, perché devi correre ancora di più, perché devi raggiungerlo quel traguardo. E la corsa veramente che noi stiamo facendo, gloria a Dio, per raggiungere il traguardo spirituale, gloria a Dio, è lì a portata di mano. L'avversario corre attorno a noi e cerca di farci cadere, cerca di farci mollare. Quindi non molliamo, fratelli miei, gloria a Dio, perché è un peccato, dopo tanto cammino, tanta fatica, tanta corsa, tanto fare, all'ultimo perdersi, perdere tutto? No, assolutamente no. Amen. Amen. Alziamo le nostre mani. Padre Santo e Dio d'amore, ancora in questa mattina siamo qui, mio Dio, nella tua presenza, mio Signore. Ti ringraziamo principalmente per il giorno di vita che ancora ci doni, mio Signore. Ti ringraziamo per il tuo grande amore che tu hai verso ognuno di noi, mio Signore. E infatti ti chiediamo già perdono, mio Signore, perché in questo giorno, chissà quante volte, mio Signore, veniamo meno. E noi diciamo grazie, Pastore, rimani con noi, benedici il tuo popolo, mio Signore. Guarda quanti sono nell'afflizione, nel bisogno, chi ha problemi, chi ha prove veramente pesanti, mio Signore, sii con loro. D'altronde tu, mio Signore, sappiamo bene che tu non ci eviti le prove, però sei con noi nelle prove. E noi ti ringraziamo perché lo abbiamo constatato più volte, mio Signore, che nelle preghiere, mio Signore, cercandoti, tu ti sei lasciato trovare, mio Signore, e tu
tu hai operato potentemente e noi ti diciamo grazie in questa mattina, glorioso Dio, grazie di ogni cosa, grazie di questo insieme, mio Signore, grazie dei miei fratelli, grazie mio Signore per la tua presenza che sarà in mezzo a noi, grazie per la tua parola che tu manderai, grazie ancora per i canti, mio Dio, tutto quello che verrà fatto solamente per la gloria tua. Grazie di tutto, rimani con noi, benedici quanti ascoltano, benedici i presenti, benedici chi non è presente, mio Signore. L'importante è che ogni cosa la guidi tu per la gloria tua, nel nome santo di Gesù, il benedetto l'Eterno. Amen. Dio vi benedica l'ascolto, vai in chiesa, amen. Abbiamo avuto in mezzo a noi tante benedizioni,
giusto? Penso che, gloria a Dio, questo è accaduto anche il pastore Giuseppe Vitrano, che questa mattina è qui, può dire la stessa cosa. È stato un anno molto combattuto, molto pesante da certi punti di vista, però poi alla fine ogni cosa si è mossa così come Dio ha permesso, ha voluto o ha permesso, perché ci possono essere state l'uno o l'altra, ma in ogni caso Dio sapeva come stavano andando le cose e ha permesso, gloria a Dio, che ciò accadesse. In questa settimana abbiamo meditato un passo dove appunto giustamente il titolo del messaggio era "C'è un ma che non comprendiamo", perché tante volte ci siamo chiesti: ma Signore, perché? Lasciamo fare al Signore, lasciamo ogni cosa nelle mani di Dio. E io mi faccio vedere il primo io, gloria a Dio, che alla fine noi stessi rimarremo sbalorditi nel dire: guarda, il Signore aveva già visto tutto, aveva previsto tutto e ha fatto sì che le cose andassero in quella maniera perché era giusto così. E poi daremo gloria a Dio, magari diremo: Signore, ti ringrazio. Nelle preghiere, le preghiere saranno sempre più di ringraziamento per come Dio ha mosso ogni cosa, gloria a Dio. Vero, fratelli miei, gloria a Dio. Anche in famiglia, sapete, gloria a Dio. Per esempio, sapete, questa mattina pensavo a qualcosa di particolare. L'amore che si deve avere verso i figli, verso la propria moglie, verso il proprio marito e così via. Perché se già si parte male dalla famiglia, fratelli miei, figuriamoci come possiamo fare noi con i fratelli e ancora di più con il mondo e ancora di più con chi ci vuole male. Perché se è vero che noi dobbiamo mettere in pratica questa parola di Dio, cioè che il Signore ci comanda di fare, di benedire i nostri nemici, ma se noi già abbiamo problemi a casa, abbiamo problemi in chiesa e abbiamo problemi di qualsiasi genere, magari di gente che ci sta molto vicino, gloria a Dio, come possiamo pensare di amare chi ci fa del male? Quindi, come si dice sempre, la prima chiesa è la casa. Vero, gloria a Dio? Come Paolo, per esempio, gloria a Dio, certamente, vedete, nella Bibbia tante volte dice delle cose che magari gli uomini l'hanno presa a proprio favore e li sfruttano a proprio favore, come per esempio il comportamento della donna che deve avere sottomessa, e la donna deve fare, deve dire, non può parlare. Quello a prescindere sono d'accordo anche io, perché il predicare e il meditare, il ministero va dato solo agli uomini, attenzione, non mi sto riferendo assolutamente a queste cose. Però, gloria a Dio, sappiamo bene, gloria a Dio, che la donna va amata, va rispettata. Infatti lo stesso Paolo, che magari faceva tutte queste annotazioni riguardo la donna che magari doveva essere sottomessa sotto molti aspetti, ma è lo stesso Paolo che disse pure: amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. E come Cristo ha amato la Chiesa? L'amata fino al punto di dare la propria vita. Quindi l'amore che dobbiamo avere, questo vale anche al contrario, attenzione, vale pure al contrario, quindi l'amore che noi dobbiamo avere, gloria a Dio, verso nostra moglie o nostro marito, veramente la dobbiamo amare, gloria a Dio, in una maniera meravigliosa, che come dice l'apostolo Paolo, di amarla come Cristo ha amato la Chiesa. Cristo ha amato la Chiesa, ha amato noi fino al punto di dare la propria vita per noi. Quindi ci sta dicendo che noi, se è il caso, dobbiamo dare la nostra vita per la nostra compagna, per la nostra moglie, giusto, gloria a Dio, o per il nostro marito, o per i nostri figli, ancora di più, sapete, per i figli questo ed altro. Anche se tante volte i figlioli poi alla fine si comportano magari non bene, però noi confidiamo nel Signore, preghiamo,
E per fede, gloria a Dio, sicuramente il Signore opererà. Amen. Quando non si va d'accordo, quando purtroppo, gloria a Dio,
Il diavolo ci mette lo zampino e cerca di dividere, cerca di mettere gli uni contro gli altri. L'ho sempre detto questa cosa, fratelli miei. Un gruppo che non va d'accordo non va da nessuna parte. Anche una squadra di calcio, quando c'è, per esempio, gli uni contro gli altri, va a finire che perdono sempre. Poi cercano di capire, ma perché? Perché non va questa squadra? Perché c'è divisione, c'è gelosia. Quella gelosia che ha preso il sopravvento anche nelle chiese, nelle corali, nei predicatori, nei pastori, un po' tutto ha preso. E sappiamo bene da chi viene questa gelosia. Certamente non dal Signore. Il Signore non fu geloso di nessuno assolutamente. Volete essere gelosi voi? Sì, delle cose del Signore, quello sì, è meraviglioso. Se io vedo che il mio fratello, gloria a Dio, viene usato per la gloria di Dio, Signore, anche io. Non che voglio superare il fratello o che voglio imitare il fratello, no. Ma io devo dire, Signore, anche io ti voglio servire. Anche io voglio far parte della corale. Anche io voglio andare per le strade a predicare l'Evangelo. Perché è bello, perché è meraviglioso. Io non ho ricevuto lo Spirito Santo, anche io voglio ricevere lo Spirito Santo. Signore, dammi un dono meraviglioso affinché mio Signore veramente io veda che tu sei con me e che mi stai usando per la gloria tua. Ecco la gelosia quale deve essere in una chiesa, in un cristiano. Questo è meraviglioso, questo gradisce il Signore. Io ho sentito più volte delle testimonianze dove ci sono stati dei fratelli o delle sorelle che hanno litigato con Dio, tra virgolette, per dire, Signore, ma che fai? Perché a lui sì, a me no? Perché a quella sì, a me? Perché a mia sorella hai dato lo Spirito Santo e ancora a me non mi hai battezzato? E così via. Il Signore le ascolta queste perché non sono gelosie e invidia, ecco la parola, non è invidia, è una gelosia meravigliosa che al Signore piace, perché dice, anche lei vuole qualcosa da parte mia. E a quel punto vi faccio vedere che il Signore ce la dà. Prima, quanto prima arriverà anche per noi, gloria a Dio, ciò che il Signore ci ha promesso, vero? Va bene, dai, manco un canto per la gloria di Dio, alleluia. C'è qualcuno che vuole testimoniare questa mattina? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? È il primo dell'anno, quindi una buona testimonianza di buon mattino fa bene. Allora, iniziamo l'anno con la testimonianza. Vai, intanto prego.
facciamo delle promesse al Signore, perché anche i cantici che vengono cantati con tutto il cuore sono delle promesse che facciamo a Dio. Non c'è bisogno per forza stare in preghiera, sapete? Anche con un canto. Ebbene, ho trovato chi oggi testimonierà. Non so cosa racconterà di ciò che ha fatto il Signore nella sua vita, nella sua casa, però lo dirà lei stessa. E la moglie del fratello vi dirà, no, si chiama sorella Daniela. Sorella Daniela, vieni, accomodati. Sì, qua, certo. E che fa, vuoi rimanere lì? Questo è tuo? Il Signore sia lodato, sono Daniela, la moglie del pastore Giuseppe Vitrano. E quello che mi sento da dire nel mio cuore è di ringraziare il Signore, perché è vero, un anno è passato e ne è iniziato un altro, le prove non mancheranno, però il Signore mantiene sempre la sua promessa che non ci lascia e non ci abbandona mai. E nel mio cuore c'è sempre questo verso che si trova in Isaia 12, verso 2, che dice: ecco, il Dio è la mia salvezza, io ho la fiducia e non avrò paura di nulla, poiché l'Eterno è la mia forza ed il mio cantico, ed Egli è stato la mia salvezza. Io porto sempre questo nel mio cuore, perché giorno dopo giorno è dura andare avanti, però il Signore non ci lascia e non ci abbandona mai. Il Signore ci aiuta in ogni cosa, e quello che è importante per noi è che la sua luce, la sua presenza risplende, perché anche se ci sono delle prove, perché quelle non mancheranno mai, però il Signore tramite queste prove ci rinforza sempre di più. E io lo voglio ringraziare ogni giorno della mia vita, e prego sempre il Signore che noi siamo la luce e dobbiamo risplendere affinché altre anime possano venire a Lui. E ci stiamo impegnando molto in questo, in chiesa, affinché il Signore possa portare nuove anime. Certo è difficile, perché i bastoni sono sempre in mezzo alle ruote, però comunque con Gesù ce la faremo. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Gloria a Dio. Grazie. Gloria a Dio. Sapete, questo del verso della parola di Dio sono dei versi che ognuno di noi ha qualcosa di particolare conservato nel cuore, gloria a Dio. E io per esempio ho quello lì di Isaia 43 che il Signore una volta me l'ha dato, che l'ho fatto mio e che me lo porto sempre dietro, che so che anche se attraverserò veramente il fuoco o le acque sicuramente non mi sommergeranno, gloria a Dio, e ringrazio Dio per questo, perché una volta me l'ha dato in un momento particolare, gloria a Dio. Però, come ho detto prima, noi ringraziamo il buon Dio perché il Signore ci dà appunto dalla sua parola qualcosa di particolare che noi dobbiamo tenere nel nostro cuore, gloria a Dio. Ogni volta arrivano delle difficoltà, si tira fuori e dice: Signore, tu mi hai parlato, tu mi hai detto questo, quindi io posso stare tranquillo, tranquilla, gloria a Dio. Avete sentito, era la moglie del pastore Vitrano che oggi sposava lui a portare il messaggio da parte di Dio, gloria a Dio. Hanno due belle bambine, è Chiara e Sara, gloria a Dio. A proposito di Chiara, no, è il giorno 6 che voi fate il compleanno, quindi mercoledì possiamo pregare per te e per Simona. Abbiamo questo 6 gennaio che abbiamo due compleanni, però pregheremo appunto mercoledì che è il 5. Va bene. Con un canto, poi passeremo per l'offerta, poi daremo spazio alla preziosissima parola di Dio.
peccato, se cercassi per l'eternità, certamente uno migliore, uno uguale, quale non lo troveremo sicuramente, perché è unico, gloria a Dio. Solamente Lui può fare quello che ha fatto per ognuno di noi, pagare per ognuno di noi, morire per ognuno di noi, donare il proprio sangue per ognuno di noi. Ancora continua, perché si riesce a sopportarci come fa Lui. È impossibile, perché noi non abbiamo lo spirito di sopportazione che ha Lui, perché Lui ha l'amore che fa sì che tutto il resto, gloria a Dio, fa sì che Lui riesce appunto a sopportare per amore. Noi per amore dobbiamo sopportare anche noi tante volte, sapete? E lo facciamo. Io sono certo, ne parlavo con mia moglie l'altro giorno, che per amore tante, no, ne abbiamo parlato anche in chiesa, che per amore tante volte si cambia l'atteggiamento, si cambiano le abitudini, si cambiano, addirittura mercoledì abbiamo detto anche che qualche volta da fidanzati si è cambiato anche modo di vestire per piacere di più al ragazzo o alla ragazza. Quindi, gloria a Dio, ora se questo lo facciamo per noi, per nostra moglie che è tanto di rispetto, e per nostro marito, gloria a Dio, per il Signore, non possiamo cambiare qualcosina della nostra vita? Tanto, Lui non è che chiede di cambiare abbigliamento, Lui vuole semplicemente l'obbedienza, gloria a Dio, e poi tutto il resto viene da sé, sai? Sapete, e funziona così, nasce spontaneo, tutta la rimanenza, gloria a Dio, sarà in automatico, è come, basta che si parte con il bottoncino dell'obbedienza e poi tutto il resto ci verrà dato. Salutiamo la sorella Rossella, che è sempre lì, gloria a Dio, Dio ti benedica, sorella cara, un abbraccio all'amore del Signore, va bene, ringraziamo il buon Dio, la cara sorella Rossella, che di combattimenti è quello che le combina di tutti i colori continuamente, ma è sempre lì, non si è mai fermata, gloria a Dio, come nessuno di noi si è fermato, e quindi andiamo avanti. Va bene, l'offerta e poi la preziosa parola di Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Oggi il culto di pomeriggio, anche se è 1 gennaio, sarà nella chiesa di Villa Abate, largo Hilton, numero 36. Lo imparo da memoria? Perfetto, perfetto. Traversa Corso Vittorio Emanuele, precisamente. Vedete che sono bravo con le strade, e lì era il mio mestiere, per questo sono bravo. Quindi non posso, da questo punto di vista, non posso sbagliare, gloria a Dio. Che facciamo? Qua? E quindi, gloria a Dio, ringraziamo il buon Dio. Va bene, adesso è arrivato il momento di ascoltare la preziosissima parola di Dio. Sapete, pensavo questo, no? Pensavo, ce l'avete presente voi quando ci chiamano, siamo invitati magari a cena o a pranzo, e voi sentite chi sta di là di a tavola, è tutto pronto, vero? Allora chi si fa? Andiamo, che è tutto pronto a tavola. La stessa cosa con la parola di Dio, meraviglioso. Siete tutti pronti per cibarci della meravigliosa parola di Dio? Allora, tutti a tavola. Amen. Alleluia. Pace del Signore a tutti, amen, gloria a Dio. Signore è buono, amen. È un privilegio essere nella casa del Signore. Ed è un privilegio anche oggi, che è il primo giorno del 2023. Cosa vi aspettate dal Signore nel 2023? Amen. Io mi aspetto segni, prodigi e miracoli, amen. Perché crediamo a un Dio grande, a un Dio potente, un Dio che libera, un Dio che guarisce, amen. Questo mi aspetto nel 2023, la sua gloria manifestarsi nei suoi figlioli. Amen! Gloria al nome del Signore. Ed è un privilegio oggi
che è il primo gennaio 2023, essere qui e, come dice il fratello, il pastore, quello di avere come una tavola veramente piena di cibo e volerci cibare insieme, amen, nella parola del Signore. Gloria a Dio. Prima di leggere la parola vorrei pregare, amen. Ci alziamo all'impiedi, amen. Padre, veniamo a te nel nome potente del tuo figlio Gesù. Vogliamo dirti grazie, Signore, perché possiamo gridare fin qui in eterno mi ha soccorso. Gloria a Dio. E sono certo, Signore, che ancora ci soccorrerai. Signore, il tuo braccio non si è accorciato. Tu sei il Dio quale ieri, oggi e l'eterno. E questa mattina, Signore, braniamo ancora la tua parola, non parole di uomo, ma parola che scende dal trono della tua grazia, affinché possa fare la differenza nella nostra vita, affinché possa fare una breccia nel nostro cuore, Signore, ed essere trasformati, Signore, dalla tua parola, affinché possiamo andare di valore in valore, Signore. Oh Padre Santo Celeste, perché desideriamo vedere la tua gloria, Padre. Ogni cosa te l'abbiamo chiesta nel nome di Gesù, benedetto e consacrato in eterno. Amen. Invito ad aprire con me la vostra Bibbia e leggeremo in Atti 16, dal versetto 16 al 31. Amen. Sapete, prima di venire qui nella casa del Signore ho pregato, amen, dicevo: Signore, qual è la tua parola di rivelazione? Signore, cosa devo predicare? Amen. E avevo sempre in mente, ho avuto sempre in mente Paolo e Sila, amen. Gloria a Dio, alleluia. E questo lo Spirito Santo, amen, mi ha portato, alleluia, a leggere questo meraviglioso brano della parola del Signore. Atti 16, dal 16 al 31. Io ho messo un titolo, abbiamo messo un titolo in questo messaggio: con le preghiere e con la fede le montagne si sposteranno. Amen. Amen. Gloria a Dio. A Dio sia la gloria. Amen. E avvenne, come andavamo al luogo d'adorazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni. Ma essendo Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati. E presentatili ai pretori, dissero: quest'uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro loro e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver loro date molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna, serrò loro i piedi nei ceppi, or sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto si fece un gran terremoto, perché la prigione fu scossa dalle fondamenti e in quell'istante tutte le porte si aprirono e i legami tutti si sciolsero. I carcerieri, destatosi e vedute porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui.
E quegli, chiesto un nome, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila, e menatoli fuori disse: Signori, che devo io fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. Fin qui la parola del Signore. Amen. Accomodate. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Paolo e Sila predicavano l'Evangelo, un po' come facciamo noi, amen, quando andiamo per strada e predichiamo l'Evangelo. E una donna seguiva loro dicendo: ascoltate le loro parole. Essi, amen, lo leggo, questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Io non so quanto di noi, anche se spiritualmente accesi, avremmo sgridato una voce che diceva questo. Anzi, avessimo detto: gloria a Dio, c'è qualcuno che ci segue, amen, e dice queste parole perché diceva la verità. È un po' come quando incontriamo e noi pensiamo di incontrare la persona giusta al momento giusto, ma gli occhi spirituali e le orecchie spirituali di Paolo e Sila erano aperti, amen. Non guardavano le cose nel mondo materiale, ma nello spirituale. Ci siete, amen? Gloria a Dio. Vi è mai capitato di essere disturbati spiritualmente? Vi è capitato? Amen? E di sentire un contrasto, di sentire qualcosa che non andava nello spirito, amen? Cosa fai? Inizi a invocare il sangue di Gesù, amen? Inizi a pregare. E così erano gli occhi di Paolo e Sila, e così erano le orecchie di Paolo e Sila, e erano nel mondo spirituale, amen? E hanno sentito che c'era qualcosa che non andava in quella donna. Gloria a Dio. E a un certo punto Paolo sgridò questo spirito. Voglio soffermarmi su questo. Quante alle volte, quanto capita a noi di incontrare, anche parlo ai ragazzi, e sembra di incontrare quella persona giusta al momento giusto, e il sincero dice: ma io un signore, ma no, e invece non è così. Amen. Ecco perché ogni cosa che fa il credente, amen, lo fa nello spirito, amen. Signore, ma questa persona che ho incontrato è da parte tua, amen, o è un lupo travestito d'agnello? Come era quella donna? Era un lupo travestito d'agnello. Amen. Gloria a Dio. Allora Paolo, che vede oltre, amen, acceso nello spirito, sgrida, sente che c'è qualcosa che non andava in quella donna. Gloria a Dio. Si voltò Paolo e gli disse allo spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. E questo spirito uscì. Questa donna era schiava di un padrone, amen? E il padrone, vedendo questo, che e questa donna era indovina, un'indovina, non poteva più procacciare denaro. E allora Paolo e Sila furono accusati davanti ai pretori. Leggiamo nel versetto 20: e presentatemi ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito né noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla, c'è scritto, si levò contro di loro tumultuosamente. E così i pretori hanno deciso di batterli, amen, di dare loro molte battiture, e li cacciarono in prigione. Ecco che Paolo e Sila ora vivono qualcosa che all'apparenza, amen, negativa. Ma vediamo cosa fanno. Amen.
Così come quando hanno incontrato quella donna che sembrava qualcosa di positivo, perché una donna che gli diceva: ascoltate questi uomini che predicano la salvezza, ma spiritualmente accesi, amen, nello spirito, Paolo, vedono e sgridano questa donna e questo spirito esce fuori da lei. Anche qui, all'apparenza, sembra qualcosa di negativo, amen. Ma vediamo come Dio trasforma le cose. Andiamo a vedere come Dio cambia, amen. Vuoi vedere le cose materiali, amen, trasformate? Vuoi vedere la tua circostanza cambiare, amen? Portiamole al lato spirituale, amen. E andiamo a vedere cosa fa Paolo e Sila. Il pretore dice di condurli in prigione, ma non c'erano all'epoca delle prigioni, e quando i pretori dicevano loro di stare molto attenti dove metterli in prigione, c'erano delle prigioni molto sotterranee, dove non c'era luce, proprio dentro il sotterraneo, dove non c'era via di uscita, umanamente non c'era via di uscita. E così, gloria a Dio, il custode prende Paolo e Sila e li portano dentro questa prigione sotterranea, dove non vi era luce, dove non c'era niente, dove non si poteva uscire, dove non c'era una via di uscita. Ma noi sappiamo che quella via di uscita si chiama Gesù Cristo il Signore, e questa mattina ecco per te la parola di rivelazione per la tua vita. Amen. Gloria a Dio. Vediamo cosa accade a Paolo e Sila. Vediamo come cambiano la loro circostanza. Dal lato materiale non vi era una via di uscita, ma nel lato spirituale noi sappiamo che quella via di uscita si chiama Gesù Cristo il Signore. Vengono portati dentro questa prigione buia e sotterranea, non solo, ma vengono messi ai loro piedi, nelle loro mani, dei ceppi. Bene, voglio leggerlo. Gloria a Dio. I quali, ricevuti un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna, come dice lui, serrò loro i piedi nei ceppi. Gloria a Dio. Furono incatenati. E beh, umanamente non c'era una via d'uscita. Cosa hanno fatto? Hanno acceso la loro fede. Hanno acceso qualcosa dentro di loro, quello che dobbiamo fare noi, accendere lo spirito, amen. Tutti noi crediamo che Dio può ogni cosa, vero è? Solo che alla volte ci facciamo scoraggiare da ciò che ci circonda e perdiamo la vista spirituale. Vediamo con gli occhi materiali, non c'è una via d'uscita, sono legato. Sono dentro una prigione. Ecco cosa fanno Paolo e Sila. Gloria a Dio. Versetto 25. Or sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e i legami di tutti si sciolsero. Amen. Vuoi vedere la tua vita cambiare? Vuoi vedere nel nome potente di Gesù Cristo vedere la tua circostanza cambiare? Vuoi vedere la tua malattia, amen, andare via nel nome di Gesù? Perché noi sappiamo che per la lividura di Cristo abbiamo guarigione. Amen. Vuoi vedere la tua vita cambiare? È nella preghiera che le cose cambiano. Ecco qual è la tua parola questa mattina. La preghiera cambia, la preghiera trasforma. Amen. Gloria a Dio. Vuoi vedere nel 2023 cambiare le tue circostanze? Prega. Ma non come di solito preghiamo noi. Amen.
Signore, ti ringraziamo per il cibo. Amen. Già avevo un cuore in bocca. È vero o no? Ti ringraziamo per questa giornata, ma già dormiamo. Amen. Non hanno fatto così Paolo e Sila per vedere la loro condizione cambiare. E hanno iniziato a pregare, a lodare, a glorificare, a cantare inni. Gloria a Dio. È nella preghiera che le catene si spezzano nel nome di Gesù. Amen. È nella preghiera che la guarigione attraverso il sangue prezioso di Gesù Cristo entra nella tua vita, amen, e cambia. È nella preghiera che Dio opera e parla a te, cuore a cuore, a tu per tu. Amen. Gloria a Dio. È nella preghiera che tu capisci se quella persona che è accanto a te è la persona giusta al momento giusto. Mi rivolgo a voi, giovani, che mi ascoltate, che incontrate delle persone e che dovete condividere una vita intera con quelle persone. Pregate, amen, affinché i vostri occhi non possano guardare nel materiale, ma nel soprannaturale, amen, affinché possiate dire a Dio: Signore, è la persona giusta al momento giusto? Hai mandato tu o è come quella donna che parlava attraverso uno spirito indovino ed era un lupo travestito da agnello? Amen. Vuoi cambiare la tua vita? È nella preghiera che cambia la tua vita. Vuoi cambiare la tua circostanza? È nella preghiera che cambia la tua circostanza. Vuoi vedere strade dove strade non ci sono? Forse qualcuno ti ha detto che ti trovi in una cella oscura dove tu non ne potrai mai uscire, ma con Gesù Cristo spezzerà le tue catene, amen, e ti libererà. Amen, gloria a Dio. Cristo vuole spezzare le tue catene, amen. Le catene possono essere quelle di un vizio dove tu non ne puoi uscire. Forse l'alcol che attanaglia la tua vita, ma nel nome potente di Gesù Cristo c'è liberazione, amen. O forse mi stai ascoltando e la droga è quella catena che ti porta sempre più giù, sottoterra. Ma sappi che Gesù Cristo spezza le catene, amen. Ed egli è l'Iddio uguale ieri, oggi e in eterno. L'Iddio di Paolo e Sila è qui in mezzo a noi. L'uomo di Galilea sta passando. Allunga il tuo braccio di fede, tocca il lembo della sua veste e egli ti guarirà, ti libererà. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria a Dio. Paolo e Sila hanno cambiato la loro circostanza. Sono usciti fuori. Ma dove erano? Erano sottoterra, non vi era una via d'uscita, non c'era modo che quelle catene si potevano togliere, sciogliere, spezzare. Amen. Ma hanno deciso di fare la differenza. Vuoi fare la differenza? Prega. Solo così potrai fare la differenza. Nella preghiera. Amen. Nella preghiera puoi vedere la gloria di Dio. Nella preghiera la tua circostanza può cambiare. Ti voglio dire una cosa, sento nello spirito questo. Forse ti è accaduto qualcosa nella tua vita che ha completamente sconvolto la tua vita. Ma anche Paolo e Sila erano uomini liberi. Predicavano il nome del Signore, ma è accaduto anche a loro qualcosa che ha sconvolto la sua vita. E forse come loro ti trovi in una circostanza dove magari ti senti solo, sola, e non c'è una via d'uscita, e sei anche tu in questo tunnel. Amen. Ma l'Iddio di Paolo e Sila è l'Iddio anche di oggi, amen, di ieri e di domani, amen. E solo Lui ti può liberare da questa circostanza. Amen. E vuole cambiare la tua vita. Amen. Gloria a Dio. Egli è colui che fa qualcosa che manca, amen, la rimpasta e la ricostruisce per te. Sento questo nello spirito. Amen. Gloria a Dio. Perché Egli è l'Iddio dell'impossibile. E così, quando il carceriere
Amen. Vede quello che accade. Dice la parola che quella preghiera ha scosso il carcere dalle fondamenta. Gloria a Dio. Questo deve essere la nostra preghiera. Dobbiamo riuscire, amen, a usare la nostra fede, amen. E la nostra preghiera deve scuotere dal fondamento la nostra vita, amen. Gloria a Dio. Alleluia, Signore, aiutaci. Amen. E così è accaduto a quella prigione. Allora, visto il carceriere, ciò che accadeva, perché sapete, quando veniva dato un ordine, il pretore dava un ordine, quello doveva essere, e se i prigionieri scappavano dalla prigione, immediatamente veniva ucciso il carceriere. Amen. E quindi, immaginando il carceriere la fine che doveva fare, trasse la spada. Gloria a Dio, leggiamo. Credo sia il versetto 27. Il carceriere, destatosi e veduto le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non ti fare alcun male, perché noi siamo tutti qui. Gloria al nome del Signore. Noi non scappiamo. Non scappare dalla tua circostanza, non scappare davanti al tuo problema, amen, ma portalo ai piedi della croce, dove vi è quel sangue prezioso, pronto a lavarti, a purificarti, a cambiare la tua vita, amen. E così ha deciso. Amen. Paolo e Sila così hanno deciso di non scappare via, ma di affrontare il nemico. Amen. Gloria a Dio. Leggiamo il 29. E questo, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. E menatoli fuori disse: signori, che devo io fare per essere salvato? Amen. Ecco quello che accadrà quando tu vincerai la tua battaglia: sarai di testimonianza, amen, per le persone che sono accanto a te. Magari ti dicono: ma come facisci a uscire da quella situazione? Amen. Gesù mi ha salvato, Gesù mi ha tirato fuori, amen. Gesù ha spezzato le catene, amen. Gloria a Dio. Ed essi risposero al carceriere: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. La gloria di Dio, quando scende nella tua vita, non opera solo in te. Potevano benissimo dirgli: credi nel Signore e sarai salvato. Stop, punto. Amen. Ma Dio è grande. Dio è potente. Dio non solo cambia la tua vita, ma le persone che sono intorno a te. Amen. Non è meraviglioso, gloria a Dio, quando entra Gesù Cristo nella tua casa, nella tua vita, amen, non solo salva la tua vita, ma la vita di chi è la tua famiglia. Amen. Perché la tua testimonianza, amen, griderà più delle parole. Amen. Gloria al nome del Signore. Gesù, credi in Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. Gloria a Dio. Signore è buono. Il Signore ha parlato. Beh, voglio dirvi che alle volte, quando ci accadono delle cose, noi la teoria la sappiamo. Amen, è vero? È la pratica quella che è un po' più difficile mettere. È vero? Ma è questo quello che il Signore vuole, che tu usi la tua fede, amen, affinché puoi mettere in pratica la preghiera e andare a Dio nel nome di Gesù, amen. E nel nome di Gesù c'è libertà, nel nome di Gesù c'è guarigione, nel nome di Gesù si spezzano le catene, amen. Sapete, sono molto vicino alle persone che fanno uso di droga, di alcol,
Ci sono dei cari fratelli che hanno conosciuto Gesù e ora sono per esempio al centro Betesna, amen, e mi dicevano com'è difficile uscirne fuori, ma loro la chiamano la cristoterapia, amen, stando vicino al Signore, pregando in continuazione, amen, non hanno bisogno di nessun calmo, di nessun farmaco alternativo per uscirne fuori, amen. La presenza di Dio li libera totalmente. Non è meraviglioso? Amen. E forse anche tu magari mi stai guardando e dici anch'io mi trovo attanagliato e con le catene ai piedi. E queste catene si possono chiamare droga, alcol. Amen. E tu sei arrivato a un punto dove pensi che non ci sia una via di uscita. Voglio dirti una cosa, renditi a Cristo ed egli spezzerà la catena, amen! Gloria al nome del Signore, e ti terrà fuori come ha tirato fuori Paolo e Sila da quella prigione, amen! Dove persino il carceriere, una volta aver sentito la loro voce, si spaventò e tutto tremante corse a vedere. Gloria a Dio. Sapete, queste prigioni erano totalmente al buio e talmente sotterranee che, amen, che andavano con un lume a lasciarli e poi tornavano indietro ed era totalmente al buio. Ma Paolo e Sila non si sono fatti scoraggiare. Amen. Gloria a Dio. E hanno iniziato a pregare, a lodare il Signore, a pregare con tutto il loro cuore, tanto che quel problema, quella circostanza si è smossa dalle fondamenta. Gloria a Dio. E le catene di tutti, dice la parola, non solo di quelli di Paolo e Sila, amen. Quindi non solo la loro preghiera ha spezzato le loro catene, ma la loro preghiera ha spezzato le catene di tutte le persone che erano intorno a loro. Ti voglio dire una cosa, ti lascio con questo per mio pensiero. Di chi ti circondi? Chi c'è intorno a te? Persone che magari ti vedono ammalato e ti dicono, oh, mi scrivendo, non te preoccupare. Persone che magari ti dicono, vabbè, pazienza. O persone che ti dicono, vieni con me, preghiamo, amen, preghiamo con tutto il nostro cuore perché Dio ti vuole salvare, perché Dio ti vuole guarire, amen. Gloria a Dio. Tu sei ciò che scegli di essere. Cosa scegli di essere questa mattina? Un figliolo di Dio, e attraverso le tue preghiere puoi cambiare le circostanze delle persone che sono intorno a te, amen. O lasciarti trasportare da questo mondo che va alla deriva, amen, senza un futuro e una speranza. Forse cerchi proprio questo, un futuro e una speranza. E sai cosa dice il Signore? Io ho per te un futuro e una speranza, amen. E si chiama Gesù Cristo il Signore. Alleluia, gloria al nome del Signore. Ci alziamo le piedi, preghiamo, amen. E come sarà la nostra preghiera? Forte, amen. Potente, perché il nostro Dio è potente, amen. Alleluia. Tanto che smuoverà le fondamenta del tuo problema. Tanto che farà una via dove via non c'è. Gloria a Dio. Tanto che spezzerà le catene. Oh, voglio dirvi una cosa. Sapete, si parlava delle catene del peccato, del vizio, delle catene, ma ci sono anche delle catene che sono nascoste, anche nei figlioli di Dio. Sapete quali sono? Il non perdonare. Amen. Quando tu non perdoni, ci sono come delle catene e una palla al tuo piede. Invisibili. Amen. Invisibili. E ditemi una cosa, quando tu hai una palla al piede, come cammini? Ti tiri questa palla, amen. Dobbiamo perdonare, amen, perché Gesù ci ha perdonati. Quante volte Gesù ci perdona, amen, e noi che l'abbiamo conosciuto, amen.
passiamo oltre, perché noi siamo dei figlioli e delle figliole di Dio, amen. Magari proprio quelli che ti hanno ferito sono del mondo, amen. Ma tu, che hai conosciuto Gesù Cristo il Signore, e ora la parola ti fa libero e libera, amen. Signore, io voglio perdonare, Padre, perché non voglio avere nessun ceppo ai miei piedi, amen, perché io voglio essere libero di lodarti e glorificarti. Signore, aiutami a perdonare. Magari ci sono delle ferite che capisco, che sono difficili da perdonare, amen. E allora però possiamo gridare insieme: Signore, aiutaci a perdonare. Gloria a Dio, affinché io possa essere libero, amen, di lodarti, libero di venire alla tua presenza, amen. Gloria a Dio, senza nessun ostacolo. Gloria al nome del Signore. Questo è lo Spirito Santo, quello che mi ha fatto sentire, amen. Sapete, alle volte, come dicevo poco fa, si pensa che quelle catene possano essere il vizio, amen. Un vizio, un peccato che è nella tua vita, ma ci sono delle catene che sono nascoste, sono invisibili, amen. E questo nei figlioli di Dio non si può accettare, vero fratello? No, amen, gloria a Dio. Noi perdoniamo perché Cristo ci ha perdonati, ci ha lavato col suo sangue prezioso, amen. Passiamo oltre. Vuoi vedere la gloria di Dio? Amen. La vita cristiana te la scegli tu. Tu sei libero di scegliere la vita cristiana come la vuoi seguire. Puoi essere un domenicano, ti siedi all'ultimo banco, ti senti in culto e te ne vai. Ma sappi che non vedrai mai la gloria di Dio. Vuoi vedere la gloria di Dio? Devi fare la differenza. Servire il Signore costa. Costa perdonare. Costa non scendere ai compromessi. Dice, ma costa perdonare. Amen. Magari ci sono delle ferite che sono state fatte nella nostra vita, ma Egli è colui che guarisce le nostre ferite, amen. E Gesù Cristo è il Signore, amen. Gesù, grazie, Padre. Tu scegli come vuoi vivere il cristianesimo. Vuoi vedere la gloria di Dio? Amen. Dobbiamo perdonare, dobbiamo consacrarci, amen. E quando il nemico viene, perché sapete, il nemico viene, attacca i suoi figlioli, ma non viene con la sua presenza, che saccio, brutto, con frucchettone, che fa puzzare di zolfo. No, viene nella tua mente e ti dice, ma tuo fratello, ma lascia lui, non lo perdonare. Amen. Ma sì, fallo su piccolo peccato, poi c'è il sangue di Gesù che ti lava. Non è così. Ma quando vuoi fare veramente sul serio col Signore, e quando quella voce viene e ti dice, ma fallo il suo peccato, tu gli dirai, no, non ci sono accordi con il nemico, non ci sono contrattazioni con il nemico, io rimango fedele a Cristo Gesù, amen. Gloria a Dio, e là vedrai la gloria di Dio. Amen. Vuoi vedere la gloria di Dio? Amen. Gloria a Dio. Voglio dirvi un'altra cosa, che nella preghiera lo Spirito Santo, amen, ci dice di perdonare. Amen. E nella preghiera, avendo un rapporto intimo col Padre, amen, lo Spirito Santo ti sussurra. Amen. Io non so poi, ma quando ho conosciuto Gesù, amen, ogni cosa che facevo, ma il Signore pensava nella mia mente, vuole, amen, tenevo lontano il peccato, amen, e quando magari cadevo nel peccato, lo Spirito Santo mi diceva, amen, peccato, amen, allora il Signore ti perdona. Ecco, è nella preghiera che lo Spirito Santo tocca il tuo cuore e ti fa capire il peccato nella tua vita. Amen. E nella preghiera che le catene vengono spezzate, amen. Perché lo Spirito Santo tocca il tuo cuore e ti dice, Giuseppe, ma chi stai facendo? Amen. E ci correggiamo nell'amore del Signore. Amen. Vuoi vedere la gloria di Dio nella tua vita nel 2023? Devi pregare. Amen. E nella preghiera vedrai la gloria di Dio nelle tue circostanze cambiare. Sapete,
c'era una testimonianza di un fratello a Termini Imerese, avevo una comunità a Termini Imerese, che era nuovo convertito. Era un simpatico fratello vecchietto. E faceva una tenerezza, perché vedevi che veramente c'era sincerità nel suo cuore, aveva accettato Gesù, va bene, con tutto il suo cuore. E mi raccontava un giorno, l'ha testimoniato in chiesa, che è andato col nipotino in macchina a comprare la pizza. Siccome il nipotino dormiva, l'ho lasciato in macchina. Lui è sceso, è andato a comprare la pizza. Il nipotino, svegliandosi, non ha visto nessuno. Sceso dalla macchina e una macchina l'ha preso di petto, l'ha investito. È successo chi piangeva a destra, chi piangeva a sinistra. Sapete cosa ha fatto quel fratello? Ha ricordato di portare le cose materiali nello spirituale. E quando tutti gridavano, lui si è messo in un angolo a piangere con tutto il suo cuore. Dice: Signore, io non accetto questa circostanza. Non la posso accettare, Signore. Io credo che tu sei il Dio dei miracoli. Ho iniziato a pregare. Dice che questo bambino si è svegliato perché era svenuto e ha iniziato a dire: nonno, nonno, dove sei? Amen. E tutte le persone là si sono messe a piangere. Amen. Gloria a Dio. È successo un miracolo. Ha portato le cose materiali nello spirituale, nella preghiera, amen, ed è cambiata la sua vita, amen. Anche tu puoi cambiare la tua vita con Cristo Gesù, nella preghiera, come hanno fatto Paolo e Sila, che nella preghiera hanno trovato giustizia e libertà, amen. E forse anche tu stai cercando quella giustizia che il mondo non ti può dare, amen. Ma Gesù, che è l'Eterno e Dio, può darti libertà, amen. Gloria a Dio, amen. Preghiamo, gloria a te, Signore. Padre, veniamo a te nel nome potente del tuo Figlio Gesù. Vogliamo dirti grazie, Signore, perché tu ci hai rivelato, Signore, attraverso il tuo Santo Spirito, Signore, che nella preghiera c'è, cioè, Signore, il contatto con te, che nella preghiera le nostre circostanze possano cambiare, le nostre infermità nel sangue di Gesù Cristo possono andare via, possono guarire, perché nel sangue di Gesù noi abbiamo guarigione, amen. Nella tua parola c'è scritto: per le lividure di Cristo io ho guarigione, amen. Gloria al nome del Signore. E questa mattina, Signore, vogliamo venire a te, Padre. Signore, forse qualcuno ha un cuore ferito, forse qualcuno ha un cuore rotto, forse qualcuno ha perso qualcosa nella sua vita, Signore, ma tu sei il Dio che ripara ogni cosa, il Dio che ripara le ferite del nostro cuore, le ferite dell'animo, Signore, solo tu li conosci, Signore. E stamattina, Padre, vogliamo venire a te, che sei il nostro liberatore, che sei il Dio quale ieri, oggi e in eterno, Signore, e vogliamo cambiare la nostra vita. Oh Signore, portando ogni nostro peso, Signore, a te, Padre. Aiutaci a perdonare, aiutaci a cambiare, Signore. Far sì che non portiamo portare pesi che non ci appartengono, Signore. E questa mattina, questi pesi che non ci appartengono, li portiamo ai piedi della croce, Signore. Vogliamo pregarti, vogliamo essere liberi in Cristo Gesù, perché tu ci hai fatto liberi. Oh Padre Santo Celeste, Signore, Dio d'amore, tocca i nostri cuori. Io voglio dire al nostro problema: io mi accolgo, non mi appartieni, perché io so che Gesù Cristo ha vinto sul duro regno della croce, e ha vinto per me, ha vinto per te, alleluia! Ed egli mi ha fatto più che vincitori in Cristo Gesù, alleluia! Gloria a te, Signore, meraviglioso sei, a te la lode, l'onore e la gloria, Spirito Santo, oh Signore, tu sei colui che compunge i nostri cuori, oh Signore, che ci fai capire, Signore, alleluia, gloria a te. Yeah.
cuore. Alleluia. Noi ringraziamo il Signore ancora per questa mattina, per come è stato in mezzo a noi. È un meraviglioso passo questo, che più volte ho meditato pure io, gloria a Dio. E veramente vogliamo ringraziare il Signore perché queste testimonianze di ciò che accadde in quel tempo, in quel luogo, c'è di tutto, c'è la preghiera, c'è la fede, c'è la, la conversione del carcere, c'è veramente tutto quello di bello, di meraviglioso che possa accadere, gloria a Dio, in mezzo ai cristiani. Quindi ringraziamo il buon Dio, abbiamo mangiato del buon cibo perché fa bene all'anima nostra e adesso non ci abbuffiamo di altri cibi, gloria a Dio, perché già la nostra anima ha preso tanto delle sostanze meravigliose, gloria a Dio, che ci hanno fatto del bene. Quindi vogliamo ringraziare Dio, preghiamo e niente, a Dio piacendo noi ci rivediamo qui mercoledì. Gloria al nome tuo santo, Signore, grazie ancora per questa mattina, per la tua parola, per il tuo grande amore che tu hai avuto verso ognuno di noi. Mio Signore, adesso ti chiediamo di accompagnarci nelle nostre case, nei posti dove andremo, mio Dio, che sii con noi, che sii con tutto il tuo popolo sparso su tutta la faccia della terra, mio Signore, che sii con i missionari dove c'è guerra, dove c'è povertà, mio Dio, intervieni potentemente, glorioso Dio d'amore, oh mio Signore, ancora per i nostri fratelli che stanno soffrendo a causa di malattie, di prove, di qualsiasi genere, mio Signore, intervieni, mio Signore, su di ognuno di loro, mio Dio, benedici i miei fratelli che questa mattina sono stati qui, benedicili grandemente, benedici quanti ci hanno ascoltato via internet, prenditi cura tu di ogni cosa, mio Signore, e veramente dacci la forza di andare avanti, mio Signore, nei combattimenti, mio Signore, perché ce ne saranno ancora, come è stato detto in questa mattina, ma noi crediamo, per fede lo crediamo, che tu sarai con noi e che l'avversario verrà sempre sconfitto.